Bentornato ad una nuova istantanea di felicità. Questa sera voglio parlare dei problemi, nel senso che i miei amici mi prendono un po' in giro perché io dico da qualche anno che i problemi non esistono e loro mi dicono: ah sì, adesso non esistono. E io cerco sempre di spiegare che nel momento in cui abbiamo una difficoltà cerchiamo di cavarcela, quindi non è che pensiamo ho un problema, ci diamo da fare per risolvere la situazione incresciosa, insomma, o che ci può creare una sofferenza, e che invece quando iniziamo a dire in tal data capiterà questo, adesso appunto siamo nel periodo Covid e per tutta l'estate abbiamo detto adesso arriverà la seconda ondata, e quindi comunque bene o male io dico magari la seconda ondata arriva, però se quest'estate potevamo rigenerarci, no, d'estate ci rigeneriamo e poi quando arriva la seconda ondata vediamo che cosa fare, nel senso che se no se viviamo sempre immersi dai problemi soffriamo molto di più, abbiamo bisogno di avere delle energie per affrontare magari dei momenti più difficili. E questo è il mio pensiero. Oggi leggevo questo libro, Come mettere in pratica il potere di adesso, sempre di Eckhart Tolle, e mi sono imbattuta in quello che Eckhart Tolle dice a proposito dei problemi, e voglio condividerlo con te. Tutti i problemi sono illusioni della mente. Focalizzati sull'adesso e dimmi che problemi hai in questo momento. Non ricevo nessuna risposta perché è impossibile avere un problema quando l'attenzione è completamente concentrata sull'adesso. Si tratta soltanto di una situazione che deve essere affrontata o accettata. Perché farne un problema? La mente inconsciamente ama i problemi perché ti danno una sorta di identità. È normale. Ed è folle. Problema significa che ti stai soffermando mentalmente su una situazione senza che ci sia una reale intenzione o possibilità di intraprendere un'azione adesso, e che la stai facendo diventare inconsapevolmente parte del tuo senso di identità. Ti lasci talmente travolgere dalla tua situazione esistenziale che perdi il senso della vita, dell'essere, oppure porti nella mente il peso folle di centinaia di cose che dovrai o potrai fare in un futuro, invece di focalizzare la tua attenzione sull'unica cosa che puoi fare adesso. Quindi Tolle dice: quando crei un problema provochi dolore. Tutto quello che serve è una semplice scelta, una decisione a prescindere da quello che accade. Io non causerò più dolore a me stesso, non creerò più problemi. Sebbene si tratti di una scelta facile e anche radicale, non potrai compierla se non sarai davvero stufo di soffrire, se non ne avrai veramente abbastanza, e non potrai prendere questo tipo di decisione se non accedi all'adesso. Se non crei più dolore a te stesso, allora non lo fai nemmeno agli altri. Inoltre smetti di contaminare la nostra terra meravigliosa, il tuo spazio interiore, la psiche umana collettiva, con la negatività dei problemi che crei. Nel caso in cui ora si presentasse una situazione da gestire, le tue azioni saranno lucide e incisive se derivano dalla consapevolezza del presente. Con ogni probabilità saranno anche più efficaci. Non rappresenteranno una reazione sorta dal condizionamento passato della tua mente, bensì una reazione intuitiva alla situazione. In altre circostanze, nelle quali la mente legata al tempo tenderebbe a reagire, troverai più efficace non fare nulla e limitarti a restare concentrato sull'adesso. Devo dire che queste parole di Eckhart Tolle, come dire, rappresentano veramente quello che ho visto in me in questi anni. Io ero una che veramente diceva: ah, adesso ho quel problema di questa situazione, di quell'altra, ho problemi familiari o al lavoro. E adesso, quando qualcuno cerca di farmi presente che ci sono dei problemi, mi viene proprio da lasciar perdere, perché tanto quando ci sarà la situazione da affrontare,
mi verrà in mente la soluzione migliore. Perché proprio nel momento presente che ti viene al meglio, cioè come dire, l'affronti con le energie, con la lucidità che hai in quel momento. Anche perché, non so, anche fosse bene un confronto con una persona, non te lo puoi immaginare il giorno prima, solo nel momento in cui lo vivi capisci veramente quello che ti sta dicendo l'altro e tu puoi essere lucido a dare delle risposte. È per quello che trovo che i TG al giorno d'oggi sono praticamente quasi inguardabili, perché non, se raccontano, raccontano di cronaca e se no appunto vanno ad anticipare, a drammatizzare delle situazioni. Purtroppo vivere nei problemi, nell'anticipare dei problemi, come dice Eckhart Tolle, crea sofferenza. E se io ho maggiore sofferenza, sono più fragile, sono più stressato, somatizzo di più, posso ammalarmi più facilmente. Quindi cerchiamo veramente di abituarci a dire: io non ho problemi. Quando ho una situazione critica, in quel momento lì riuscirò a risollevarmi. Adesso io parlo logicamente della media delle situazioni, no? Non vado a toccare, cioè parlo della quotidianità, no? Se una persona perde il lavoro, in quel momento lì è veramente un dramma, quindi dice: sì, ho un problema, devo trovare un altro lavoro. Adesso io parlo invece dell'abitudine che abbiamo noi di anticipare sempre situazioni, che ne so, domani vado al lavoro e il collega mi dirà così, a me viene nervoso, cosa gli dico? Guarda, non, oggi vivi quello che c'è adesso e domani non sai neanche se il collega ti dirà questa cosa, se te la dirà, vedrai in quel momento lì la risposta migliore che potrai dare. Quindi via ai problemi e alla prossima istantanea.